individuato. Buongiorno. Allora, cosa si aspetta in questo vertice? In particolare sul tema dei migranti, sappiamo che c'è quel cambio di passo sulle frontiere esterne, ci saranno anche le risorse sul Mediterraneo centrale, sul Nord Africa? Dunque, guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane. Per cui, ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni, non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra l'annosa divisione, no? Tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non il capitolo delle migrazioni, ma in quello delle relazioni esterne, racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di partenariato strategico con i paesi del Nord Africa, che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse, chiaramente, è una delle nostre grandi sfide. Oggi sicuramente si stanno facendo i primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriennale, come dicevo ieri. L'Italia ha mandato un documento, come voi sapete, nel quale nella revisione del bilancio pluriennale chiede in buona sostanza soprattutto due cose: di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo, per rispondere alla sua domanda, e di considerare ovviamente, a fronte dell'innalzamento dei tassi, i debiti del Next Generation EU, tenendo appunto in considerazione il quadro mutato. Però questo è un dibattito insomma che è ancora in fase di avanzamento. Presidente, per quanto riguarda invece la situazione dei mutui, che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE. Guardi, sì, quello che ho detto, insomma, quello che riguarda la strategia della BCE, ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio. Lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo particolarmente col Ministro dell'Economia, ma sicuramente soprattutto a fronte appunto delle scelte che vengono portate avanti, questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del governo deve essere quotidiano. Non va interpretato, secondo me, politicamente sul tema della Sant'Anchè, che come lei sa sarà in aula mercoledì, e quello è il giorno in cui chiarirà insomma la sua posizione. Buon lavoro. Only one please. As you know, it is actually not mentioned in the conclusions of the council. I perfectly understand the point of views of nations who have different problems with migration, but I think that the agreement that was found was a balanced one, so that's why Italy sustained it. Ragazzi, una, due.
We will see it if they pose it at the council, but actually, as you know, it's not mentioned in the conclusions. We will see. It is up to the discussion. No, io penso che sarebbe un ottimo punto di partenza, che sia un ottimo punto di partenza, soprattutto se quelle risorse si concentrano sul Mediterraneo, che è dove finora non sono state concentrate. Io penso che il tema non sia solo migratorio. Ah, do you want me to do it in English? It was asking if the proposal of the Commission of 12 billion about migration could be enough. And I was telling that it is important to understand that we need money to solve this problem, which have not to be spent only on the security level. We need a cooperation, moreover, with the Mediterranean countries, the African countries, and that is what I'm working on, with strategic partnerships. For I think that, for example, about energy, and that is what Italy is working on. Europe has a problem with energy of sources. Africa is maybe a great producer of energy. We can put the things together. We can try to help them with investments, producing energy for themselves, but also to help us, and tie each other. And that is the project, the strategic project on which Italy works. So we will work on the money. I mean, it is up to the discussion also for the budget of the next years. We will see what the other countries say, but it is a strategic point of the foreign policy of the European Union. So sarebbe un buon punto di partenza. It is happening simply that we are going deep in the in a work which, in my opinion, is quite important. We signed already, as you know, a common declaration. We are working to do steps ahead, not only about migration, but also helping Tunisia in this difficult moment. So no problems if we need days or weeks more. The problem is the goal. And that is what we're working on. Thank you very much.